riprendono le sedute del Consiglio regionale qui a Firenze e subito viene approvata la tanto attesa legge sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulle case popolari, insomma, con le modifiche ai criteri delle graduatorie. Ma si parla anche, con l'intervento dell'assessore all'ambiente, del nuovo piano dei rifiuti. Vi spiegheremo come potrà essere e quali sono le prime reazioni dei consiglieri di tutti i gruppi. Martedì 14 settembre si è insediata la commissione d'inchiesta sui vaccini. Era stata proposta addirittura il 7 aprile scorso. Presidente è Fantozzi, Fratelli d'Italia, la vice è Fratoni, PD, segretaria Noferi, 5 Stelle. La seduta, lunga tutta la giornata, non ha lasciato il tempo per troppi altri argomenti, ma certo la questione del Green Pass, collegata alla campagna vaccinale e alle restrizioni previste dal governo e annunciate ancor prima dalla regione, tiene banco. L'ingresso in Palazzo del Pegaso adesso è possibile, appunto, solo con il certificato verde. Le modifiche alla legge sull'assegnazione delle case popolari, o meglio formalmente degli alloggi ERPO, edilizia residenziale pubblica, adesso sono approvate dopo un lungo braccio di ferro fatto anche di tante polemiche che si è consumato tra luglio e agosto. Alla fine appunto il provvedimento passa in aula anche con alcune modifiche rispetto alla prima versione. I sì sono 23, 11 le astensioni, non c'è il muro contro muro che si era registrato a luglio e che aveva provocato questo rinvio. Troppi 2.500 emendamenti della Lega allora, che contestava molti punti della legge, ma perché proprio quella legge che risale a appena 2 anni fa, al 2019, è stata modificata? Il motivo è molto chiaro e semplice, c'è stato un intervento della Corte Costituzionale sulla legge della Lombardia che prevede l'identico requisito di accesso ai bandi delle case popolari, cioè la residenza per almeno 5 anni, e è stato dichiarato illegittimo. Se noi non modifichiamo la norma toscana, tutti i bandi che i comuni faranno e stanno facendo in questo periodo, faranno nelle prossime settimane, si espongono all'annullamento. Quindi qualunque soggetto che ha partecipato può far ricorso, chiedere al giudice la valutazione della legittimità costituzionale. In quel caso, siccome gli effetti delle sentenze poi sono dall'origine, dal momento in cui la legge è stata approvata, annullerebbero tutti i bandi che sono stati fatti. L'ANCI, tutti i comuni della Toscana ci hanno chiesto con forza di farlo velocemente, noi eravamo pronti per luglio, c'è stato alcune istanze, richieste, insomma, anche dell'opposizione, però il motivo è questo, è quello di permettere ai comuni di assegnare velocemente le case popolari che sono disponibili. Fin qui la spiegazione dei motivi che hanno spinto la maggioranza ad andare avanti. Un punto di contatto in realtà c'era già stato con parte dell'opposizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla giunta regionale, introducendo come criterio premiale la storicità della residenza, e quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per 3 anni di residenza anziché 0, 2 punti anziché 0 per 5 anni di residenza, 3 punti anziché 2 per 10 anni di residenza, a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto, e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi, a nostro giudizio, la legge che è uscita dalla Commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in Commissione, e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della Commissione. Restava la resistenza forte della Lega, che all'inizio della seduta non aveva abbandonato ancora il proposito di presentare i suoi tanti emendamenti. Alla fine però c'è stata, su un aspetto giudicato centrale, una scelta condivisa con la maggioranza. E quella è stata la svolta definitiva. Non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti, quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza, e quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero.
Quindi per il principio di equità, così come lo dimostrano i cittadini italiani, ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri, per poter avere una casa popolare in Toscana, dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Insomma, la legge non è la stessa che era uscita né dalla Giunta né dalla Commissione, ma l'intesa parziale con le opposizioni ha evitato altri ritardi. È una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che avevamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione. Si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento, che poi di fatto è stato accolto, perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo me è positivo. Quindi è corretto che possano andare avanti in graduatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia a essere l'opportunità anche per la classe media, che fatica anche ad andare in affitto, di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Qual è il giudizio del Movimento 5 Stelle? Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge, che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei 5 anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge lombarda e che noi abbiamo sbagliando ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana, come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose. Il capogruppo di Forza Italia sulla questione era intervenuto durante l'ultima seduta di luglio e allora riascoltiamo le sue parole. Noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo paese da più di 10 anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia. Nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica, 70 sono extracomunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo, dove c'è tutta una fascia grigia, che magari prima aveva 2 stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto 1, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci, abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case. E poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica, che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in Regione Toscana, non viene affrontato. Cominciamo a intravedere i tratti di quello che sarà il nuovo piano dei rifiuti, tanto atteso, doveva essere in pratica già approvato nella precedente legislatura. Ne parla l'assessora Monni, che lo inserisce in un contesto più ampio di economia circolare. Il primo traguardo è quello del 2035, quando la raccolta differenziata dovrebbe raggiungere, secondo gli obiettivi indicati, l'80-85% del totale e il 65% del riciclo di materia. I conferimenti in discarica devono diminuire velocemente, sempre alla scadenza del 2035 dovranno ridursi al 10%. No a nuovi termovalorizzatori, quelli già presenti e attivi saranno affiancati da impianti che minimizzino le emissioni. Anche qui l'obiettivo è molto ambizioso, decarbonizzare la Toscana entro il 2050. C'è un altro aspetto interessante. I privati potranno proporre progetti per realizzare le fabbriche del futuro, rispondendo ad un avviso pubblico della Regione, un piano ambizioso senza dubbio, condiviso appieno dalla maggioranza. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare e di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova
un approccio che rende questo piano assolutamente non dirigista, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. È un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in termini di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili. E poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare. Colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Sulla cornice del piano, in particolare sui riferimenti alle linee per l'economia circolare, c'è la condivisione anche del Movimento 5 Stelle, che tuttavia non risparmia critiche. La maggior parte dei principi delle linee guida che sono esposti riprendono pedissequamente quello che noi per 5 anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, e il no agli inceneritori, alle discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa. E poi ci sono tutti i lati però negativi. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida. Il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione, e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni. L'ambizione del piano che verrà è vista con molto scetticismo dai gruppi di opposizione, particolarmente dura la capogruppo della Lega. Intanto siamo in ritardo di più di qualche anno. Scorsa legislatura abbiamo aspettato per 5 anni il piano rifiuti e non è arrivato. Siamo indietro su tutto. Sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, quindi i cittadini toscani sono quelli che pagano tra i più alti in Italia il costo dei rifiuti. Sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale. E quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche, che è il grande nodo della Toscana. Oltre il 30%, il 34% dei rifiuti va in discarica. L'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%. Ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante, e non lo diciamo noi, lo dice la Comunità Europea. Molte critiche le esprimono anche i consiglieri di Fratelli d'Italia. Ma è l'ennesima battaglia nella guerra delle parole. Si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome, si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati nuovi impianti di quarta generazione, non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche. Ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica. Via libera del Consiglio regionale al bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura. Artea fa registrare un utile di 11.000 euro in leggera riduzione, meno 0,24% rispetto all'anno prima, con un valore della produzione invece che registra un aumento del 7,7% rispetto all'esercizio precedente.
tutti con il Green Pass, anche qui dentro Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale. Da settembre c'è questa novità, Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea, ha voluto dare un segnale forte e proprio mentre manifestano all'esterno del Palazzo alcuni esponenti del Movimento 3V che ce l'hanno con gli obblighi e con le restrizioni appunto legate a questo certificato verde, Mazzeo stesso ribadisce l'importanza di garantire sicurezza e più libertà con questo documento. Il dibattito è sempre vivace quando si parla di Green Pass e possibile obbligo dei vaccini. Il presidente Gianni, intervistato mentre era in corso la seduta, confermava la volontà di accelerare sull'estensione degli obblighi di utilizzo del certificato, provvedimento poi di fatto adottato dal governo, e rilanciava l'appello a vaccinarsi. Ricordatevi l'anno scorso, quando fu proprio l'inizio di ottobre a segnare una crescita esponenziale che ci portava nei primi mesi di novembre ad avere 60-70 morti il giorno, 16.700 contagi in una settimana in Toscana. Ecco, pensateci ora, perché il vaccino ora, a metà settembre, è quello che previene quello che può accadere nel momento in cui il virus ha dimostrato di avere la massima capacità di espansione, ovvero i mesi di ottobre e novembre, sulla base dell'esperienza dell'anno scorso. Fuori dal palazzo c'è stata la contestazione del Movimento 3V, toni eccessivi e inappropriati, commenta il presidente Mazzeo. È giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso, ma non con insulti, minacce. Ho visto dall'altro anche un segno che è rappresentativo della furia nazista, e paragonare i vaccini, che sono libertà, a quel simbolo è qualcosa davvero di sgradevole, di grave, ma noi non ci fermiamo. Le loro minacce non ci fanno paura. Penso che oggi noi abbiamo un grande compito, che è quello di cercare di restituire ai cittadini la piena libertà, e può passare solo attraverso i vaccini. Vi dico due numeri che per me sono fondamentali. In questa settimana ci sono stati 23 persone che purtroppo sono andate in terapia intensiva. Di queste persone 20 non erano vaccinate e diversi di loro avevano meno di 40 anni. Ecco, io penso che questo, sì, i numeri parlino, contino. Noi dobbiamo continuare con forza questa campagna vaccinale, e non saranno certo le urla o le minacce qui sotto che non ci faranno andare avanti, spediti in questa direzione. Il 14 settembre si è insediata anche la nuova commissione d'inchiesta sui vaccini, accolta con molta freddezza e scetticismo dal Partito Democratico, che pure esprime la nuova vicepresidente. Ma io credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane, che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale, e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana, e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella a un confronto, purché sia serio nel merito e delinei, secondo me, oltre ai dubbi, anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito. E allora chiediamo al Presidente, il consigliere Fantozzi di Fratelli d'Italia, quale sarà il raggio d'azione della Commissione? Beh, sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è, diciamo, la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile, attraverso il lavoro di questa commissione, ricostruire i passaggi più critici, o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana, che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questo in due direzioni: da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati passaggi di ordine amministrativo, e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro, anche attraverso una ricostruzione, diciamo, in attività costruttiva di questa commissione, si possano impedire il verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Ma sarà davvero utile, 5 mesi dopo la prima proposta, di istituirla? Sentiamo la risposta della consigliera segretaria Noferi del Movimento 5 Stelle. Non arriva troppo tardi, perché non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, tant'è lo dimostra che siamo ancora tutti qui con la mascherina, che fuori ci sono delle persone che protestano contro i vaccini, non è ancora tornata alla vita normale e il rischio di una ricaduta c'è comunque.
si spera che la Giunta abbia imparato dai propri errori, ma il compito nostro è quello di fare il nostro lavoro fino in fondo, cioè di trovare le criticità e capire chi ha sbagliato nella catena di comando perché non si ripeta. All'insediamento della commissione non ha partecipato in aperta e dichiarata polemica il capogruppo di Italia Viva. Sentiamo. Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo, le cose si fanno quando servono, noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava, devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità. Lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità, nelle fasce, nella scuola. In tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi. Noi siamo a favore del nostro presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione. Oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo. E ascoltiamo anche la posizione della Lega sulla nascita di questa commissione. Trova il suo valore, la sua, quindi il suo valore, la sua valenza nel valutare come questa campagna vaccinale è andata, ma comunque sta ancora andando, perché abbiamo visto che noi abbiamo ancora tante persone delle categorie a rischio, di più fragili, che ancora devono essere vaccinate, quindi sicuramente la popolazione toscana ha bisogno di essere vaccinata nella misura più larga possibile. E fatto questo, noi dobbiamo capire che cosa non ha funzionato, perché è evidente, lo abbiamo detto tante volte, in Toscana la campagna vaccinale, soprattutto all'inizio, ha avuto delle problematiche, vaccinando persone che all'inizio non avevano diritto e quindi ritardando quello che poi si è verificato, cioè lo svuotamento degli ospedali, delle terapie intensive. E siamo sempre stati tra le ultime regioni d'Italia, per esempio, a vaccinare i più fragili e coloro che più ne avevano bisogno. Regionando oggi finisce qui, abbiamo documentato con le nostre telecamere anche la presentazione delle attività della clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Viene considerata il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale. In pochi anni, dal 99, data della sua costituzione formale, una società per azioni a prevalente capitale pubblico è diventata non solo parte integrante del sistema sanitario regionale, ma anche del sistema di ricerca nazionale in questo ambito. Noi con Regionando torniamo venerdì sera alle 21:15 dopo il telegiornale.